La parola al sindaco. Io vivo un rapporto di attrazione e repulsione nei confronti di queste tecnologie che personalmente, ma confesso una grande ignoranza, mi sono molto distanti. Quello che trovo particolarmente attraente è il fatto che, come diceva un minuto fa la preside, suppongo che i contenuti elaborati attraverso la manipolazione di queste tecnologie da parte dei ragazzi siano contenuti che diventano praticamente indelebili, e quindi dal punto di vista didattico immagino che questo approccio abbia delle potenzialità che non riusciamo nemmeno del tutto ad immaginare. Poi personalmente la cosa che trovo particolarmente affascinante è l'elemento di continua manipolazione delle dimensioni del tempo e dello spazio che si può produrre attraverso una tecnologia di questo genere, che ovviamente apre gli orizzonti su prospettive veramente complicate da cogliere in tutta la loro dimensione potenziale. È ovvio che mi devo associare ai complimenti rivolti ai docenti che hanno accolto l'invito e che hanno lavorato alla traduzione e alla possibilità che i ragazzi potessero utilizzare fino in fondo questi strumenti, e io credo che i ragazzi debbano immaginare di essere in una condizione di particolare fortuna, perché non a tutti è data questa opportunità, e perché l'opportunità che oggi vi si dà è una opportunità conoscitiva che vi apre la mente rispetto a cose che noi, per esempio, quando dico cose genericamente intendo dire il modo in cui i contenuti si trasferiscono e si assimilano a modalità che la mia generazione non ha conosciuto, ma che, ed è bene che voi lo sappiate, anche i vostri coetanei non sempre e non in tutte le condizioni hanno la fortuna e la opportunità di conoscere, di maneggiare, di utilizzare. Quindi io penso che sia un buon inizio, e siccome sono attratto particolarmente dalle potenzialità, immagino che sia molto utile che il lavoro dei docenti della scuola continui nella direzione di trasferire ai ragazzi la curiosità per tutto quello che si può sviluppare a partire da ciò che stamattina abbiamo visto.